Siamo qui oggi per evidenziare un problema grave, quello che i ragazzi autistici al compimento della maggiore età, dai 18 anni in poi, sembrano scomparire sia dalla nomenclatura dei problemi, dei disturbi mentali, che dalla riabilitazione, dalla presa in carico su tutti i fronti, dalla ASL alla salute mentale e va bene l'INPS, le leggi, eccetera, però proprio diciamo a un livello base. Io appunto mio figlio che tra poco compie 21 anni e sono 3 anni che busso alle porte, tutte le porte della ASL che finora ci ha ricevuto come neuropsichiatria infantile e mi sento dire che non si occupano di autismo, rimbalzandomi da uno specialista all'altro che non ha nulla a che fare con l'autismo. Siamo qui stamattina per parlare ancora una volta, meno male, di pratiche per l'autismo, per i soggetti con disturbo dello spettro autistico e una riflessione di tutta la comunità per come accogliere meglio questi ragazzi e anche si parla molto oggi del tema degli adulti, che cosa fare e come inserirli. Diciamo, l'aspetto più del diagnostico sta un po' lentamente lasciando il passo agli interventi sociali e di integrazione. Ci interessa molto sapere con chi abbiamo a che fare, ma ci interessa molto di più parlare di lavoro. E l'ASL Napoli 1 Centro ha messo nella recente proposta di atto aziendale un servizio specifico per l'inclusione lavorativa delle persone con disturbo del neurosviluppo. Credo che questo sia fondamentale, questa è la via da percorrere, non porci più tanti problemi, ma andare incontro alle loro esigenze e creare opportunità lavorative. È necessario intervenire per fare in modo che il ragazzo adulto autistico, quindi dopo i 18 anni, sia riconosciuto come tale perché praticamente viene seguito dai 0 ai 18 con tutta una serie di attività riabilitative, di inclusione sociale e poi successivamente invece non viene riconosciuto come adulto autistico, ma come persona schizofrenica o malato mentale grave. Oggi è un momento importante perché in questo incontro di stamattina dobbiamo raccogliere le proposte che ci arrivano dai genitori, dove la maggior parte delle famiglie si sentono anche imbarazzate a dire che hanno un figlio autistico oppure non l'accettano. E il nostro compito della politica è quello di recepire le loro istanze e di tramutarle in proposta di legge. Abbiamo preso la palla in balzo, sollecitati da un po' di famiglie. Abbiamo chiesto ai nostri rappresentanti a livello romano di poter aprire un dialogo e un ragionamento su una tematica che noi conosciamo ed è molto sentita. Ci aspettiamo da questo incontro risposte propositive che vadino nella direzione di queste famiglie che attendono da anni risposte che non arrivano.